Sì, grazie Presidente. Visto quindi anche l'orario e la gentilezza, cercherò di essere breve. Dunque, questa mozione viene fuori anche a seguito di un percorso fatto dalla Commissione in questi 3 anni, quindi ringrazio ovviamente anche tutti i membri della Commissione. Abbiamo cercato di incrementare gli introiti della tassa di soggiorno, mettendo insieme una serie di attività e di politiche volte proprio a combattere l'evasione. Tant'è che siamo entrati che c'erano circa 70-80 milioni di euro che entravano, mentre oggi siamo a 120 milioni, anzi anche di più. Quindi tutte queste azioni che abbiamo intrapreso da inizio consiliatura ad oggi hanno sicuramente portato i loro frutti. Abbiamo quindi fatto una serie di strategie, il dialogo tra amministrazione e parti istituzionali, l'incrocio delle diverse banche dati, l'introduzione delle imposte per le erogazioni brevi. Abbiamo messo delle risorse ad hoc proprio per fare controlli mirati. E abbiamo anche posto la responsabilizzazione sul piano penale e abbiamo anche cercato di mettere insieme l'utilizzo della sinergia con adeguate tecnologie. Quindi tutto questo ha portato a questo incremento. Quindi arrivati, diciamo, a questo punto è arrivato quindi il momento di fare un passo ulteriore e quindi noi vogliamo quindi impegnare la Sindaca e la Giunta a destinare l'intero ammontare degli introiti del contributo di soggiorno derivanti dai servizi turistici resi dalle piattaforme telematiche in attività di promozione turistica della città di Roma e destinare quindi i maggiori introiti del contributo di soggiorno eccedenti la copertura dei servizi essenziali derivanti dalla lotta all'evasione in attività di promozione e valorizzazione turistica, compreso l'adeguamento degli spazi pubblici turistici alla normativa nazionale che regolamenta l'accessibilità di disabili sensoriali. Grazie.